Partiamo così, vedete? Allora, ho messo prima il termometro fuori 10 minuti. Prima cosa mi si è cotto, mi si è fuso. E poi da 5 minuti a questa parte l'ho fatto rientrare. Questa è la temperatura che c'è a Carpi. Salve a tutti, amici sportivi. Come state? Tutto bene? E allora è inutile dire che in tutte le zone d'Italia ci sia veramente un caldo fuori dal normale e pensare che ieri, esattamente a quest'ora, noi solitamente il nostro gruppo parte alle 12:30, ieri abbiamo fatto una seduta di allenamento di ciclismo ignorante perché eravamo in 5, ovviamente per la privacy e per rispetto di questi 5 ciclisti ignoranti. Non dico i nomi, salvo il sottoscritto che c'era. Abbiamo fatto un'uscita alle 12:30, il nostro orario di partenza, per un paio d'ore con questa temperatura. Praticamente fuori al sole ci sono circa 45-46 gradi, con un tasso di umidità che non vi dico qua nella pianura padana che cosa possa essere. Vabbè, il ciclismo porta anche a questo. Saluto i primi amici che si sono collegati, Luca Bolognesi, che ieri sera ti ho visto in piscina, Loris Cecchetto, Massimiliano Fuserpoli, so che avrete un weekend, ho questa news anche con Renato, salutamelo tanto, divertitevi e mi raccomando, anche voi uscite alle 12:30 in bici per il fresco, dai che sto scherzando. Allora ragazzi, come va? Tutto bene? Dunque, oggi puntata dedicata al ciclismo femminile e non so se avete notato la finezza, dietro me ho praticamente messo come scenografia un mazzo di fiori, ma tu vedi un po' questo ragazzo di mezza età, com'è dolce, com'è mieloso, com'è ciccio. Avete visto il bel mazzettino di fiori dedicato ovviamente al popolo femminile che oggi cercheremo di analizzare ai raggi X e vedere un po' com'è la situazione, quantomeno così in un modo piuttosto generalistico in Italia. Cercheremo, come ho detto anche nell'anteprima, di sfatare alcuni falsi miti che ci sono nel mondo del ciclismo femminile. Io mi aspetto oggi che ci siano molte donne collegate, fra cui Zinia Dolgetta, che finalmente mi arriva veramente proprio a pennello. Io spero che come lei ce ne siano tante altre e che se comunque non hanno l'occasione, il tempo per essere in diretta ora, ci sia poi in differita una sorta di collegamento e di visualizzazione di questa diretta che magari alcuni spunti, alcuni luoghi comuni che magari bloccano il popolo femminile a venire nel mondo del ciclismo potrebbero essere quell'impulso per magari appunto decidere in maniera più chiara e più netta di frequentare il mondo delle due ruote. Mondo delle due ruote al femminile. Francamente che ha dei numeri veramente molto ma molto interessanti, perché sappiamo molto bene che ci sono un sacco di donne, le vediamo anche molto più frequentemente, sempre più spesso, ma soprattutto sempre più numerose presenti alle griglie delle medio fondo, delle gran fondo, sono veramente in tante, sono sempre più agguerrite, sono sempre più ben allenate e questo veramente ci riempie tanto di gioia. Il popolo femminile non fosse altro anche per la divulgazione dei mass media che stanno facendo veramente tanto nel campo calcistico. Non so se avete notato, il calcio femminile sono anni e anni che esiste, ma mai come nell'occasione di questi mondiali e mai come in questo periodo storico e sportivo, la RAI, sotto forma appunto di promotrice, divulgatrice di questa disciplina, sta facendo veramente moltissimo in termini appunto di divulgazione, che poi fruiranno, godranno di questo percorso al calcio femminile, magari le generazioni future.
Sarebbe molto interessante e sarebbe anche molto desiderabile da parte dei mass media che dedicassero un po' più di spazi al ciclismo femminile, visto che è impegnato praticamente così come lo è il ciclismo maschile un po' in tutte le specialità. Abbiamo il ciclismo femminile allo stesso livello professionistico nei grandi giri, come nel ciclocross, come nella mountain bike, come su pista. C'è veramente in ogni appunto, segmento del ciclismo una buona parte di ciclismo femminile veramente di grande livello. La cosa incoraggiante è, conoscendo un po' la realtà, ma confrontandomi anche con altre persone, amici delle due ruote e appunto appassionati del mondo del ciclismo, sappiamo che nel settore giovanile il fermento al femminile è decisamente notevole, e quindi questo fa ben sperare che questo sia un segnale, sia una spinta non soltanto per i giovani, non soltanto per le giovani cicliste, ma sicuramente che lo sia anche per quelle donne che magari non sono più a tentare, a sperare la carriera ciclistica, ma che già in età un po' più avanzata possano approcciare con il mondo delle due ruote. Vi faccio una domanda, poi saluto alcuni amici che si sono collegati. La domanda è perché, magari ci fosse qualche donna, se ci fosse qualche ragazza, qualche donna all'ascolto, qual è l'impedimento, qual è il limite, qual è la cosa che vi blocca a salire su una bicicletta? Questo è il domandone che vi faccio e sulla base magari di alcune risposte che mi darete, con ogni probabilità forse possiamo cercare di darvi uno delle risposte e due degli argomenti per cercare un po' di farvi convertire o di persuadervi nell'utilizzare sempre più frequentemente appunto le biciclette. Saluto Tommaso Livotto, saluto Gabriele Superchi, Salvo Caruso, Claudio Termopoli, Tony Serino, Emanuele Zanella. Mi piace moltissimo vedervi tutti quanti, gioventurelli, mi piace moltissimo vedervi tutti quanti ragazzi in diretta. E se Tommaso Livotto, ai piedi dello Stelvio, mi dice che ci sono 30 gradi all'ombra, ok, non saranno i 46 della pianura Padana, ma certamente anche lì il gran caldo sicuramente si è fatto sentire. Allora, andiamo avanti col nostro programma di oggi, andando un po' a analizzare il ciclismo femminile, dove risiede la maggior parte magari di numeri che frequentano non a questo punto il mondo delle due ruote, ma il mondo del monoruota. Perché se vogliamo dircela tutta, dobbiamo essere onesti che lo spinning è un movimento davvero incredibile. Ci sono numeri pazzeschi per quanto riguarda lo spinning, e se vogliamo dare un'impronta al mondo dello spinning, questa è decisamente al femminile. Quindi, carissime ragazze, sappiate che se lo spunto è quello di fare spinning per poi dopo atterrare magari in bicicletta, magari molte di queste ragazze già stanno facendo questo percorso, prima lo spinning magari durante la stagione un po' più fredda e poi successivamente magari l'approccio con il pedalato realmente su strada. Ci sono alcune domande, sentiamo quella di Colombo Daniele che dice: buongiorno a tutti, oggi sono uscito di mattina presto per la prima volta. Insolito per me, ma necessario perché l'ultima uscita sono rientrato sconvolto, dato che anche qui a Zurigo ci sono delle temperature assurde. Buon fine settimana a tutti e gas. Effettivamente, insomma, se ne è parlato diffusamente anche la settimana scorsa di che cosa fare, quali sono un po' le strategie, i rimedi di come affrontare al meglio le uscite con il gran caldo. Se magari volete sentire un po' quegli argomenti che abbiamo trattato settimana scorsa, lo potete benissimo fare riascoltando la diretta della settimana scorsa. Ma poi a giorni uscirà un video dove sarò ancora molto più preciso, darò dei consigli ancora più tecnici per come superare
giornate di allenamento con il gran caldo e soprattutto negli orari in cui voi potete concretamente uscire in bicicletta. Abbiamo Emanuele Zanella che dice: credo che se una donna sta guardando questa diretta non credo che abbia il problema di andare in bici, ma se penso alla mie ex, e sottolineo ex, l'impedimento più grande era il dolore al soprasella. Ottimo Emanuele questa osservazione, come è anche giusta l'osservazione che se qualcuna è in questa diretta significa che ovviamente magari è una simpatizzante già da tempo del mondo del ciclismo e quindi non è lei la figura femminile da convincere, da persuadere. Magari potremmo dare a lei degli argomenti per persuadere la sua amica. Ecco, questo potrebbe essere magari un ponte. Grazie Gabriele, complimenti Pete per la bella vittoria di domenica, grazie mille. Ogni tanto la ruota gira ed è stato sicuramente un bellissimo momento. Allora, dicevo, l'impedimento più grande è il dolore al soprasella. È un argomento che tratteremo durante questa diretta più tardi, perché sicuramente ci sono degli aspetti da non trascurare per quanto riguarda, così come ne abbiamo bisogno noi maschietti, anche le femminucce hanno sicuramente la necessità di questo tipo di trattamento, ma ci arriveremo per gradi. Abbiamo detto che uno dei primi ponti per poter fare ingresso nel mondo del ciclismo è senz'altro lo spinning, peraltro appunto frequentatissimo anche dal popolo femminile. Lo switch è decisamente molto veloce, voi siete peraltro già particolarmente allenate, si tratta soltanto di trovare un po' le coordinate, ma anche di questo ne parleremo più tardi. Un altro approccio molto interessante per chi è nel pianeta femminile, per chi non ha mai fatto indoor cycling, spinning o come dire si voglia di questa attività indoor, è un altro sicuramente ottimo spunto per approcciare con la bicicletta è la e-bike. La e-bike sicuramente è molto interessante proprio perché per chi non ha avuto la possibilità di fare spinning, per chi non ha avuto il tempo per potersi allenare adeguatamente, certo che le bike ti dà quella spinta, ti dà quella possibilità di poter chiudere, di poter terminare, di poter conquistare, di poter raggiungere determinate situazioni impensabili se non si ha un po' di allenamento con la bicicletta muscolare. Io l'approccio francamente è il passaggio, più che altro il passaggio dalla e-bike alla bicicletta da corsa, sicuramente lo vedo molto interessante, ma non ai fini che poi ci sia il percorso finalizzato solamente alla e-bike e basta, cioè mi spiego meglio, una acquista o noleggia la e-bike, gli piace perché sicuramente l'approccio è stato facilitato, il raggiungimento di un determinato obiettivo è stato portato a termine, ma lo scopo finale, secondo me, la conversione, la sfida più bella, nella mia testa, immagino che la e-bike non sia altro che quel mezzo che ti abbia fatto togliere dal divano, numero uno, che ti abbia fatto togliere dal tuo poltrire, numero due, che poi è la stessa cosa, che ti abbia dato un approccio con il movimento e da lì in avanti poi che ci sia la tua personalissima conversione al mondo delle biciclette muscolari, perché possiamo dire che con le e-bike si possono raggiungere tutti i luoghi che uno vuole raggiungere, ma non significa che tu possa migliorare o superare i tuoi limiti. Ed è qui che parte, scatta la sfida fra la bicicletta e-bike e la bicicletta muscolare. Io, guardate, al di là che si è aperto sicuramente un mondo dal punto di vista commerciale incredibile, al di là che si sia aperto sicuramente un movimento molto interessante legato alle e-bike, la vedo e la voglio immaginare, lo voglio sperare che sia poi quel motivo di conversione
dalla e-bike alla bicicletta muscolare, perché indiscutibilmente parlando, sebbene anche le e-bike ti faccia fare una modesta, discreta attività cardiovascolare, non è assolutamente mai come un'attività con la bicicletta muscolare. Smentitemi o no, dite anche voi la vostra opinione, io credo che ci sia questa netta differenza. Può essere sicuramente un ottimo aiuto per iniziare, ma poi ecco perché non prendere in mano quella che storicamente è la natura delle due ruote, cioè pedalarle. Abbiamo una domandina da parte di Luciano Pantaleoni, che saluto, un carissimo amico. Buongiorno a tutti, sono presente alla diretta perché sono in attesa del prossimo servizio che devo fare NCC. Ciao capitano, ciao carissimo Luciano. Elena Bellorti, la stanchezza Fabrizio, le donne che lavorano hanno un impegno maggiore di voi maschi e non si riesce mai a recuperare bene. Questa è una cosa di cui francamente Elena ho tenuto conto, è vero, perché è assolutamente innegabile, anche se le mansioni di casa, diciamoci la verità, si sono un po' più distribuite nella famiglia. Non è più come una volta, quando le famiglie erano un po', insomma, l'uomo mette soltanto i piedi sotto il tavolo, lavora e non fa nient'altro. Ormai anche noi ometti, anche noi andiamo a fare la spesa, anche noi portiamo i figli a scuola o al campo sportivo, anche noi facciamo diverse mansioni. È innegabile che la donna per la casa abbia sicuramente molti più impegni, questo non lo si può certamente negare, ma per, come si suol dire, volere e potere, c'è, credo proprio di dire, la possibilità di organizzarsi e di trovare il tempo necessario appunto per potersi dedicare un po' di benessere, perché non è solamente legato al gusto, al piacere di andare in bicicletta, che evidentemente è in cima a tutto. Però anche il fatto di volersi bene, e volersi bene vuol dire anche andare in bicicletta, perché evidentemente la bici genera benessere, e per questo motivo ovviamente sarebbe giusto che tutti quanti in un nucleo familiare abbiano la stessa possibilità, gli stessi spazi di potersi allenare, divertire e quant'altro. Alec Fisse, ciao a te, lui saluta tutti i guerrieri, Zucchini Alberto pure. Allora, mi ero segnato alcuni passaggi che sono decisamente pertinenti all'argomento di oggi. Perdonatemi se bevo un sorso d'acqua, un attimo solo. Eccomi qua. Allora, ci sono dei falsi miti. Ora, delle domande, alla domanda che abbiamo fatto prima, qual è l'impedimento più grande a te, giovane donna, che ti impedisce di andare in bicicletta? Vediamo un po' se escono risposte di un certo tipo. Ci sono comunque, storicamente parlando, dei falsi miti, delle credenze, anche perché abitualmente mi capita di lavorare nelle palestre e di sentire diffusamente questo tipo di credenze, e poi associando magari anche a quelle che sono tue da uomo, le gambe muscolose, molte donne hanno questa fissa in testa: io non voglio fare ciclismo perché poi vedo voi maschietti che avete delle gambe che sono enormi. Attenzione, fermi tutti, questo è una delle più grosse balle colossali che una donna possa credere rispetto al ciclismo. Allora, il ciclismo, la bicicletta, non fa diventare le gambe grosse, tutt'al più le potrà far diventare più definite. Se una gamba è più definita, evidentemente possono emergere i reparti muscolari, le definizioni muscolari, e c'è, visivamente parlando, una definizione muscolare che ti pare di essere quella di gambe particolarmente grosse. Se voi guardate i ciclisti professionisti, che l'appiattimento delle immagini rendono le loro gambe come quelle di Big Jim,
Se guardate dal vivo un ciclista professionista, ha due gambine che sono piccole così, ma sono, come si dice in gergo, scuoiate e sono veramente alla vista di ognuno, piene di muscoli perché sono ben definiti. Quello che fa diventare le gambe grosse, mettetevelo in testa, signorine, non è la bicicletta, ma casomai potrebbero essere degli altri sport che non voglio assolutamente demonizzare, anzi sono assolutamente meravigliosi. Ma chi vi fa diventare le gambe grosse è il bodybuilding, è il crossfit, può essere la pallavolo, può essere la prescistica dello sci alpino, può essere il canottaggio, possono essere delle danze. Ci sono dei balli, ci sono appunto, attività di danza che possono fare diventare le gambe grosse. Quindi pensate un po' che falsi miti ci sono riguardo al ciclismo che possa fare diventare le gambe grosse. È assolutamente, un falso che dovete dimenticarvelo. Appunto, ripeto, facendo bicicletta, sicuramente le gambe vi diventeranno più toniche. Diventeranno più definite, si potranno, a seconda del tipo di specialità che deciderete di fare, anche più snelle e sicuramente molto ma molto più gradevoli e belle alla vista. Oltre al discorso dell'impatto cardiovascolare, funzionale e muscolare che c'è dentro allo sport del ciclismo. Quindi mi sento assolutamente al 100% di scongiurare la possibilità che attraverso il ciclismo le gambe grosse possano venire a voi, popolo femminile. Ok? E quindi direi che questo già sicuramente è un tipo di approccio che dovrebbe quantomeno darvi più libertà di scelta riguardo al mondo delle due ruote al femminile, che può essere assolutamente iniziato a qualsiasi tipo di età. A differenza di altri sport, di altre discipline, prendiamo il calcio che ora va tanto di moda. Se prendiamo una giovane donna di 30 anni che magari fino a quell'età non ha mai fatto calcio, ma questo vale anche per i maschietti, e attenzione, non è che sia solo per le donne questo tipo di scenario. Cioè, un uomo e una donna, se a 30 anni, fino a quel punto, non hanno mai giocato a calcio e gli viene in mente per qualsiasi motivo di dire: aspetta, che domani mi iscrivo alla Cici Beno e vado a giocare a calcio. Beh, io penso che la palla la vedi 3 anni dopo. Perché chiaramente non c'è una base tecnica, non c'è un approccio che hai avuto fin da piccolo e se non hai frequentato questo sport che è estremamente tecnico, la vedo molto difficile iniziare questo tipo di attività. Così come anche a giocare a tennis, se non ci hai mai giocato, iniziare a una certa età è veramente molto complicato. O quantomeno richiede una quantità di tempo così lunga che prima di avere dei risultati in cambio succede che un po' perdi la motivazione, perdi la tua stima in quello che stai facendo. E per questa serie di motivi l'approccio con queste discipline tecniche è alquanto improbabile. Cosa che invece con il mondo della bicicletta risulta essere decisamente più facile approcciare con il mondo delle due ruote, che non è, l'abbiamo trattato in altri argomenti, come ma sì, è come andare in bicicletta, ci monti sopra e vai. Sì, effettivamente questo tipo di gesto che hai già memorizzato nelle tue memorie è così, anche se sono 10 anni che non vai in bicicletta, ci monti sopra, fai 20 metri e sei già capace di tenere l'equilibrio. Quello è un trasferirsi, è uno spostarsi, un conto è allenarsi, che è un'altra cosa ancora, ma non stiamo parlando di questo argomento, stiamo semplicemente dicendo che approcciare al mondo della bicicletta al femminile così come al maschile è la cosa meravigliosa, e questo ve lo posso mettere per iscritto perché l'ho visto sulla mia vita professionale, avendo appunto a che fare con il ciclismo da più di 20 anni.
Ho visto moltissime donne incredule, ma anche uomini, che hanno approcciato così in maniera molto superficiale al mondo delle due ruote. La prima settimana fare 20 km sembrava quasi come fare il mortirolo, una cosa insormontabile, impossibile da portare a termine. Dopo una quindicina di giorni, già questi 20 km erano una cosa molto semplice, molto facile. Ti posso assicurare, a te giovane donna, che se mi vai in bicicletta costantemente e regolarmente, almeno 3 volte alla settimana, nel giro di un mese, ma mi arrivi a portarti a casa anche la tua prima salitella. E questo, ai fini di una soddisfazione, gratificazione personale, non ha prezzo. Perché sei riuscito a spostare i tuoi limiti, sei riuscita a portare oltre quelle che erano le tue anche soltanto inimmaginabili prospettive sulle due ruote. Quindi è possibile effettivamente trovare una soddisfazione, una gratificazione veramente molto grande attraverso il mondo della bicicletta in pochissimo tempo, e con tutto quello che può essere sicuramente la bellezza dell'altro tipo di sport che ti dà lo stesso tipo di risultato in, tra virgolette, breve tempo, è il nuoto. Diciamoci la verità, e molte volte ci sono persone che a 30 anni atterrano nel mondo delle due ruote perché arrivano da degli infortuni. Vedete anche il caso di Primoz Roglic, con il ciclismo non ci azzeccava niente. Lui faceva, pensate un po' alla storia di Primoz Roglic, era un saltatore dal trampolino, non c'entrava proprio niente con il mondo della bicicletta. Si è infortunato, il fisioterapista gli ha suggerito di fare un po' di bicicletta e da lì poi si è scoperto che questo aveva caratteristiche, era veramente un fenomeno. Però quando tu vai, quando esci da un infortunio, i due principali sport che ti dicono di fare per la riabilitazione, la rieducazione, la fisioterapia è o vai in bicicletta o vai a nuotare. Sono questi due fondamentalmente sport poco impattanti sulle articolazioni, sulla colonna vertebrale, e che ti permettono appunto di fare attività fisica, tra virgolette, dolce, in modo non gravoso appunto sulla schiena o sulle articolazioni. Il grande differenziale che c'è fra questi due sport, con tutto il bene che gli si può volere al nuoto, un conto è fare una nuotatina una volta ogni tanto per allungare un po' la muscolatura, ma se lo devi fare 3 volte alla settimana e contare delle piastrelle o delle mattonelle, secondo me l'impatto dal punto di vista emotivo è di un altro tipo rispetto a se ti guardi intorno un'uscita in bicicletta. Penso che anche dal punto di vista emozionale, anche dal punto di vista appunto visivo, sensoriale, perché andare in bicicletta, ragazzi, è anche sentire un po' i profumi e non solo dei gas di scarico delle macchine che ti precedono. A volte quando siamo nelle campagne, quando siamo nelle valli, quando siamo in montagna, ci sono dei profumi che ti tornano in mente e sono qualcosa a livello emozionale davvero spettacolari. Quindi la bicicletta è fatta di tanti sensi, non è fatta soltanto di cronometro o velocità o testa bassa. Ci sono tanti altri aspetti veramente molto molto interessanti, e sono quei motivi per cui appunto fare approcciare le nostre bellissime donzelle in bicicletta. Io non lo so se fino a questo punto vi ho dato degli argomenti, vi ho dato degli spunti che possano essere persuasivi a fare approcciare sempre più donne al nostro meraviglioso mondo delle due ruote. Speriamo di aver dato un piccolo contributo appunto alla divulgazione di questa disciplina. Allora, un attimo solo che guardavo un po' di messaggi che mi sono arrivati anche su quest'altro telefonino, visto che adesso mi sto veramente allargando. Ho preso un paio di telefonini per vedere se riesco ad essere più agganciato. Quindi, ok, intanto salutiamo anche Massimo Riccò, saluto Giuseppe Peruzza dall'Abruzzo. So che settimana scorsa avete organizzato la vostra
Gran Fondo, che è stata segnalata dal punto di vista organizzativa come una corsa veramente impeccabile. Quindi complimenti a voi tutti che avete partecipato e soprattutto agli organizzatori, perché hanno garantito veramente il top in termini appunto di sicurezza, di percorsi veramente meravigliosi. Il pre-gara e anche il dopo gara è stato veramente segnalato come un'organizzazione a 5 stelle. Complimenti a tutti voi amici dell'Abruzzo. Allora, andiamo a chiudere questo nostro argomento di oggi dicendo alle nostre giovani donne quali sono almeno i primi 5 consigli che dovrebbero tenere per approcciare al meglio con il mondo delle due ruote. Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare, mia cara signorina, è quella di imparare a guidare la bicicletta, perché se non ci sei mai stata sopra, andare sopra a due ruotine, che peraltro si sono anche allargate negli ultimi anni, adesso abbiamo delle coperture pari a 25 mm, però bisogna sempre avere un po' di mano, un po' di sensibilità. Quindi imparare a guidare la bicicletta sicuramente è in cima alle priorità per approcciare con il mondo del ciclismo. Imparare a cambiare, imparare a stare a ruota, imparare a andare in fuorisella, imparare a fare tutte queste cosucce che senz'altro servono per avere poi più confidenza. Che cosa serve dal punto di vista atletico per poter dire sono in grado o mi posso cimentare alla prima salita, al mio grande primo impegno di notevole soddisfazione? Allora, guarda, ti serve almeno a 3 volte a settimana, perché altrimenti, insomma, occorrerebbe decisamente più tempo per raggiungere questo obiettivo. Facciamo che l'obiettivo sia la tua prima salita di alcuni chilometri a pendenze abbastanza normali, e fare un mesetto di pianura. Un mesetto di pianura in cui fare un po' di chilometri, fare un po' di tecnica, fare un po' di ripetute. Per quanto riguarda questo, non vi preoccupate, giovani donne, se consultate la pagina del metodo PIT in termini di allenamento ne trovate finché volete, per potervi un po', diciamo, condire, arricchire le vostre uscite in bicicletta. Peraltro ci sono anche in questi giorni alcuni video tutorial che escono, che sforniamo 2 volte a settimana e che vi danno quelle pillole di conoscenza per poter fare tecnicamente il miglior approccio quando si esce in gruppo, piuttosto che nei prossimi giorni usciranno degli aggiornamenti tecnici, dei video tecnici dove vi daremo le informazioni su come eseguire al meglio determinati esercizi su strada. Quindi per questo non c'è assolutamente problema. Nel giro di un mese vi posso assicurare, qui vi do la mia parola, la mia garanzia totalmente al 100%, che se mi andate in bicicletta 2-3 volte, facciamo 3 volte alla settimana, in pianura, imparate a guidare, vi portate a casa nel giro di un mese un centone di chilometri con in mezzo una salita che vi posso assicurare è una soddisfazione che non ha prezzo. Da lì in poi vi si apre uno scenario: se mi tenete duro e continuate con questa routine di allenamenti, vedrete che si accende in voi una sfida senza fine. La bicicletta è bella anche per questo, proprio perché dal momento in cui la cominci a vivere, ad apprezzare, in molti di noi, in tante forme diverse, ma si accendono delle sfide personali che veramente non hanno tempo, ma soprattutto non hanno prezzo. Sono delle soddisfazioni incredibili. Saluto Paolino Racca e Renato Furlani, miei due carissimi amici, e un abbraccione forte, e rispondo a Raffaella Grosso. Ciao Raffaella, mi fa molto piacere vederti in diretta, e dice non è un problema femminile, secondo me. Conosco un sacco di uomini con questo problema, e non donne, dipende dalla sella. Ok, benissimo. Un'altra dei suggerimenti che volevo dare, e mi collego anche a quello che diceva
il buon Emanuele Zanella prima, uno dei problemi più importanti per le donne è il male al sederino, ma questo ce l'abbiamo anche noi. Oltretutto abbiamo anche un altro tipo di male che finisce sempre con ino, senza offendere nessuno, magari per qualcuno finisce con one. Ok, perdonate la battutaccia, però insomma, una delle cose più importanti, un'altra delle cose più importanti, quindi questo è il consiglio numero 3, cosa avevo detto? La tecnica numero 1, 2, andare almeno 2-3 volte alla settimana, 3, una cosa importantissima è quella di fare una visita biomeccanica. Dovete sapere che voi donne avete due particolari che sono decisamente differenti da noi, maschietti. Avete generalmente parlando, il cavallo, che non è un'offesa, non è una brutta parola, una brutta definizione, è la lunghezza delle vostre gambe, che voi tu sono tutte un po' più lunghe, o perlomeno le proporzioni in campo femminile, voi avete sempre un po' di più le proporzioni a favore delle gambe lunghe e il busto leggermente più corto. Questo comporta il fatto che una visita biomeccanica è assolutamente essenziale, non fosse altro per definire per bene l'altezza della sella, in virtù del fatto che avete molto spesso e volentieri le gambe piuttosto lunghe rispetto al vostro busto. Dovete ovviamente anche sistemare la parte d'appoggio anteriore, quindi eventualmente andare a lavorare sull'attacco manubrio, in quanto avendo appunto un busto un po' più corto, c'è bisogno di scegliere un attacco manubrio, un manubrio o in questo caso nei tempi moderni anche i telai dedicati al mondo femminile, ma soprattutto avete una seconda caratteristica, il modo di appoggiarvi sul sellino. Se ci fate caso, noi ometti siamo alla ricerca della punta della sella e voi femminucce molto spesso e volentieri siete tutte belle arretrate, quasi con tre dita fuori dal sellino. Il compito del biomeccanico è quello di cercare di ottimizzare il vostro appoggio, il vostro assetto, in modo tale che i vostri glutei, i vostri appoggi ischiatici, vadano ad appoggiarsi proprio sui lobi, sulla parte più larga del vostro sellino. Né quindi deve essere troppo avanti e né troppo indietro. Sono due particolari tecnici, due accorgimenti tecnici assolutamente essenziali, non per farvi essere solo esclusivamente performanti, che comunque è una cosa che non guasta, ma soprattutto avere un buon assetto in bicicletta significa godersi al meglio l'uscita in bicicletta, significa viaggiare decisamente più in maniera confortevole e riuscire decisamente a fare delle distanze molto maggiori perché il livello di comfort è decisamente più elevato. Ecco, questi sono tre accorgimenti che non dovrebbero assolutamente mancare. Quindi mi raccomando, nel momento in cui decidete, se decidete di acquistare una bicicletta, di noleggiarla, di fare una prova, non trascurate l'aspetto biomeccanico perché è senz'altro uno dei fattori decisivi per farvi godere, ma soprattutto piacere al meglio la bicicletta. Ok? E questo è assolutamente importantissimo. Un'altra cosa assolutamente per cui vale la pena andare in bicicletta è perché è uno di quegli sport che lo si può praticare praticamente tutto l'anno. Noi lo possiamo fare nella stagione primavera, estate, autunno liberamente e su strada, lo si può fare anche d'inverno perché ormai le attrezzature ci permettono di poter andare anche con temperature piuttosto basse, ma nel caso in cui ci risulti sgradevole andare in inverno in bicicletta, sapete che conosco e tra l'altro anche un programma di allenamento. Aspetta che ci penso un attimo. Si chiama Metodo Pitt, si chiama, dove non sarete mai sole, sarete sempre in compagnia di un chiacchierone che però insomma vi fa un po' passare la noia di quell'ora e un quarto, ora e mezza sui rulli, vi mantenete sempre ben allenate e sarete sempre più pronte, sempre più in forma e sempre più belle per la stagione a venire. Qui potrei chiudere che farei una bella figura. Ciao a tutti,
ma invece vediamo se c'è ancora qualcuno ancora sui rulli. Beh, insomma, c'è Renato che diceva: è d'inverno, la moglie ti porta via i rulli, dopo c'è il litigio familiare. Proprio perché se si ha soltanto un attrezzo, se lo litigano moglie e marito. Abbiamo anche Walter Moro che si è collegato, quindi grazie per questa tua testimonianza, Renato. Paolino appunto ci sta salutando. Allora amici, abbiamo fatto venire l'una e 25, quindi abbiamo già fatto oltre 35-40 minuti di diretta. Oggi fa anche particolarmente caldo, non vi voglio tediare ulteriormente. Spero di avere trattato in maniera abbastanza, diciamo, tecnica, abbastanza spero convincente l'argomento delle due ruote al femminile. Ci sono tanti motivi per voi donne per poter venire a praticare questo sport. So che ci sono anche tanti elementi che possono disturbare questa scelta, vedi il traffico eccetera eccetera, ma però insomma in bicicletta ci siamo sempre andati, ci andremo sempre, si tratta soltanto appunto di trovare i migliori percorsi, i migliori orari e i migliori sistemi di allenamento per cercare di vivere al meglio questo meraviglioso sport. Care signorine, vi ringrazio per avermi ascoltato, chi era in diretta naturalmente lo abbraccio fortissimo, chi ascolterà questa diretta in differita saluto e abbraccio anche voi, ci sentiamo prossima settimana, la prossima settimana cari amici, come diciamo sempre ogni volta vi portiamo degli argomenti nuovi, la prossima settimana attenzione perché l'argomento con ogni probabilità, lo decideremo a metà settimana, riguarderà il metodo PIT, perché vi abbiamo già dato due novità, quella riguardante il nostro training che faremo, il nostro training camp che faremo alla Spezia, vi abbiamo annunciato l'ingresso nel nostro staff di Massimo Binelli, un mental coach, ci sarà una enorme, clamorosa, epocale, permettetevi questa definizione, perché è così, perché vi posso assicurare che sia così, una epocale nuova forma dell'allenamento, vi renderemo noto di ciò che staremo per proporre al pubblico del metodo PIT, ve lo diremo la settimana prossima. Vi auguro tanto fresco, tanti chilometri, ciao a tutti amici, grazie per avermi seguito, buon weekend a tutti, ciao ciao!